Bene, ciao ragazzi. Allora, come vi avevo accennato, il tema di questa settimana sono il mondo delle casse attive, in particolare Q-Active di Q-Acoustics, un marchio che ormai conosciamo, ci ha abituato veramente a, insomma, capolavori sia del design sia della tecnologia. Basta pensare al mondo delle Concept 300. E Q-Acoustics, come altri brand, hanno investito in casse attive. Cosa vuol dire casse attive? Vuol dire casse già amplificate, quindi con gli amplificatori già a bordo incorporati, e quindi hanno bisogno solo dell'alimentazione. Benissimo, tutto molto facile fino a qui, tutto molto bello, ma perché fino ad oggi nel mondo hi-fi, nel mondo domestico, si usavano casse passive, quindi con il loro amplificatore, piuttosto che casse attive? Allora, la risposta è abbastanza semplice, speriamo, spero. Allora, le casse attive fino ad oggi sono rimaste un prodotto legate specialmente agli studi di registrazione o comunque a situazioni professionali, perché insieme ai cavi di alimentazione chiaramente seguivano i cavi di segnale, quindi dovevamo collegarci dalla nostra sorgente alle nostre casse. E spesso e volentieri nelle nostre case ci sono molte sorgenti, quindi avremmo veramente dovuto portare parecchi cavi fino al nostro, insomma, alle nostre casse, no? Quindi negli studi di registrazione questo avviene tramite i mixer. A casa questo non era possibile. Per cui è rimasto un oggetto assolutamente sempre legato a questo tipo di ambiente. Cosa è successo dunque? Perché se ne sente parlare sempre più spesso e perché numerosi brand abbastanza importanti e specializzati nell'hi-fi si sono approcciati a questo tipo di meccanismo? Allora, intanto uno dei brand, ne abbiamo già parlato parecchie volte, è System Audio, con il mondo delle Legend, e trovate qua i link per se vi siete persi i vecchi video. Oggi parliamo invece di Q-Active. Allora, Q-Active è una coppia di diffusori, sia da stand che da pavimento, che all'interno racchiude anche tutto il mondo delle sorgenti. Ecco, è cambiato questo oggi dal punto di vista delle casse attive. Mi spiego meglio. Oggi è possibile avere i diffusori, collegarli alla nostra presa e basta. Le sorgenti possono essere collegate a un hub, quindi a un unico scatolotto, diciamo così, che riceve appunto le sorgenti, i cavi, e traduce in wireless il segnale fino alle casse. Per cui i diffusori sono in effetti attivi e wireless, e quindi veramente, finalmente, ci permettono di non avere più nulla intorno al nostro impianto, soprattutto in mezzo ai diffusori. Solitamente il nostro impianto è appunto centrato, quindi c'è il mobile, il rack, o comunque dobbiamo districarci tra mobili, cavi e tutto questo. Questo per il diffusore non è un bene, per il suono, per l'aria. Il suono è aria che deve circolare e muoversi. Noi di solito lo riempiamo di scaffalatura in mezzo di oggetti, insomma, diventa di solito abbastanza complesso da gestire. Questi mondi si sono oggi appunto evoluti. Meglio, peggio, vantaggi, svantaggi? Lo vediamo subito. Benissimo, allora, vantaggi e svantaggi, dicevamo, e vediamo subito. Allora, sicuramente i vantaggi di un sistema di questo tipo sono, come dicevamo, di un sistema quindi attivo e wireless, quindi questo nuovo termine si associa al termine attivo d'ora in poi, almeno quando parleremo di casse attive d'ora in poi saremo legati a questo concetto. E quindi dicevamo, il vantaggio è ovviamente di avere una praticità incredibile, quindi di sistemare due diffusori, ormai sono di diverso range, di diversa potenza, quindi all'interno del nostro salotto, della nostra stanza, e basta, sostanzialmente basta, e collegare questo hub che può essere racchiuso anche in un mobile e vicino alle nostre sorgenti, e il gioco è fatto. Benissimo, gli svantaggi sono magari quelli di non avere più il gioco dell'hi-fi o di non avere più la possibilità di diciamo evolvere l'impianto all'infinito, e attualmente ancora i sistemi di questo tipo sono, diciamo, un po' più limitati, ecco, dal punto di vista dell'amplificazione, della potenza, dell'utilizzo, insomma, del livello.
Anche se devo dire ci sono in realtà oggetti di altissimo livello, abbiamo parlato prima di Legend, ma le stesse Q-Acoustic, ad esempio da pavimento, le Q-Acoustic da pavimento, sono prodotti fatti incredibilmente bene. Parliamo di aziende che vengono da un'esperienza hi-fi, high-end di diverso tipo, quindi conoscono bene quali sono le esigenze di ogni audiofilo e di ogni appassionato. Parliamo di appassionati di musica d'ora in poi, non solo di audiofili, perché oggi la musica ha preso veramente forme incredibili, abbiamo diverse sorgenti, ne abbiamo veramente tantissime, e questi prodotti quindi cercano di mettere insieme tutto. Come fanno? Allora, intanto parliamo della parte wireless. La parte wireless, quando noi pensiamo al wireless, pensiamo al router, pensiamo a oggetti molto basilari, molto economici anche, che fanno una miriade di cose. La funzione di questo hub è molto molto importante. Se ci pensate, il wireless nel mondo dei concerti, dei live, del pro, esiste da tantissimo tempo, da più di almeno 10-15 anni. Quello che era difficile fare era miniaturizzarlo in un modo efficace e portarlo dentro le nostre case. Finalmente ci sono riusciti, ci sono diversi consorzi tecnologici che lavorano a questo, quindi questo hub traduce in una portante, in un segnale wireless ma audio, adesso non mi addentro troppo nei tecnicismi, perdonate i più, diciamo questo segnale è studiato puramente per l'audio e quindi arriva alle casse un segnale molto sincronizzato a 24 bit 96 kHz, quindi una portante in alta risoluzione, e all'interno noi possiamo gestire, possiamo mandare i segnali ormai di praticamente tutte le piattaforme, mondo Quark che va all'interno da Roon a Tidal, a Chromecast, a Spotify Connect, ovviamente a tutte le piattaforme oggi possibili. È pilotabile tramite sia gli assistenti Google che Alexa, quindi è pilotabile anche con i comandi vocali. È un prodotto estremamente, estremamente versatile. Ok, allora, ma parlando dello specifico di Q-Active, allora vi lascio i tecnicismi al link che trovate qui, che c'è insomma, la spiegazione fatta bene, anche in italiano, l'audio l'abbiamo curato noi, quindi è corretto. E parlandone invece più dal punto di vista insomma pratico, chi mi conosce sa che lascio i dati agli scatoloni. Allora, dal punto di vista pratico ci sono due modelli, quindi ovviamente le casse da stand di Q-Acoustic di solito sono comunque molto possenti, dichiarano 250 watt l'una. Tenete conto che gli amplificatori oggi sono molto molto evoluti, lavorano in classe D, questo è un altro motivo del fatto che sono riusciti insomma a creare amplificatori molto piccoli, molto compatti, che spingono particolarmente, quindi la resa è notevole, le due casse da stand riempiono tranquillamente una sala come questa senza problemi. Noi abbiamo le Concept 300, sono lo stesso, hanno lo stesso effetto, quindi casse simili. Le casse da pavimento, a maggior ragione, dichiarano 400 watt, sono veramente possenti. Benissimo, hanno una struttura fatta molto bene, parlando di driver e di sub, quindi la progettazione, l'ingegnerizzazione è veramente incredibile. Q-Acoustic ci ha abituato a una precisione, una gestione delle vibrazioni nei loro cabinet incredibile. Qui, a maggior ragione, essendoci una circuitazione, un circuito all'interno, tutto è studiato veramente nei minimi particolari. Bene, io per oggi vi ho detto tutto, arriveranno a breve le Q-Acoustic, quindi parleremo ulteriormente, faremo una prova, un paio di test. State connessi perché probabilmente nella prossima mailing list, entro la settimana, arriverà magari un'offerta lancio sul mondo Q-Active. E niente, per cui sarà la fine dei sistemi passivi classici e d'ora in poi il mondo sarà tutto attivo, wireless. Questo non lo so, forse è ancora un po' presto per dirlo, credo di no. Per adesso restiamo sui diffusori Q-Active di Q-Acoustic, che non vedo l'ora di farveli insomma ascoltare e di raccontarvi un po' di impressioni. Ci sentiamo presto ragazzi, per oggi è tutto, ciao da Stefano.